Si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Senise la terza tappa del progetto Senise Storia nell'Acqua. Su iniziativa dell'associazione Sinapsi, il progetto si prefigge di riqualificare i luoghi storici dei comuni lucani. Una riqualificazione partendo da un concorso di idee e che nell'occasione ha visto presentati 15 progetti selezionati. Alcuni illustrati dagli stessi progettisti intervenuti, il resto dalla responsabile tecnica del concorso Francesca Perrone. Nello specifico di questa prima edizione, la scelta è ricaduta sulla fontana di Basso di Senise. All'incontro convegno, i diversi soggetti che hanno affiancato l'associazione rappresentata da Giusi Chiaradia, sindaci e assessori dei comuni partner, con in primis il padrone di casa e il sindaco di Senise, rappresentanti di Acquedotto Lucano, del Parco del Pollino e della Regione Basilicata. In platea con dirigenti scolastici e insegnanti, gli oltre 200 alunni delle diverse scuole. Mondo della scuola dal quale ci si attende stimoli e idee e al quale se nell'occasione è stato riservato un viaggio virtuale nel locale Museo dell'Acqua e uno reale sulle rive del lago di Monte Cotugno, per il futuro si immagina di offrire numerose tappe per un turismo didattico tutto lucano. Lei nel suo intervento ha detto la scuola c'è, ecco qual è il contributo che la scuola può dare in questi percorsi? Un contributo importante, si parlava di turismo scolastico, perché non candidarsi come scuola locale a fare le piccole guide degli alunni che verranno dagli altri territori, dalle altre scuole. E abbiamo partecipato a dei momenti, a dei progetti, piccole scuole, con il parco, con le associazioni dell'ambiente, quindi i nostri ragazzi, sarebbe uno stimolo per i nostri ragazzi conoscere ancora meglio il loro territorio, rivisitarne la storia, le tradizioni e poi cercare di socializzare con gli altri quello che conoscono. In questo modo è un interscambio molto bello, ma la scuola, questa è stata un'occasione soprattutto per concretizzare, siglare più fortemente un'alleanza educativa con le istituzioni, con le associazioni che sono sul territorio, perché spesso la scuola poi viaggia in solitudine, perché oggi nella scuola di autonomia c'è bisogno di sinergie che si mettono insieme per dare a tutti i nostri alunni, a tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi, i nostri giovani, che saranno i nostri futuri cittadini, le competenze importanti e soprattutto quel successo formativo spendibile in un contesto non solo territoriale, ma in un contesto più ampio, quello del mondo. Francesca Perrone è responsabile tecnico di tutti i progetti, abbiamo visto 15 progetti, alcuni presenti direttamente, gli altri li ha presentati lei. Quali sono ora gli altri passi affinché si arrivi poi a sceglierne uno e si spera poi a realizzarlo? Allora, la fase è un work in progress, nel senso che ora c'è stata questa presentazione e poi saranno selezionati dai vari enti i progetti con una commissione rappresentata dai vari enti, con a capo anche la mia presenza, in modo tale da poter selezionare quelli maggiormente sostenibili, quelli più relativi anche alla fontana in quanto monumento e in quanto elemento di Senise, quindi elemento storico di Senise. Quindi la selezione sarà fatta nei mesi successivi anche in base a quelle che sono risorse economiche da poter reperire a livello regionale. Con le risorse economiche finalmente vedere Fontana da Basso rivivere. Beh, è così, io mi sono preso un impegno pubblicamente, sono una persona che sono abituata ad onorare gli impegni presi a livello amministrativo, credo che ci possono essere anche in questo momento le condizioni perché il progetto si possa realizzare e restituire questo monumento storico importante per la vita della nostra comunità, un momento del passato della nostra cittadina, un punto di aggregazione sociale, insomma l'antico lavatoio, gli antichi abbeveratoi, per restituire una chiave diversa che non deve essere, come dicevo prima, anche ai professionisti che hanno presentato le loro idee di recupero, non semplicemente un recupero, ma soprattutto restituire questo monumento alla fruibilità da parte della cittadinanza, che è l'unico modo per farlo riscoprire e saperlo apprezzare e metterlo a disposizione non solo al nostro territorio, ma anche, perché no, che poi anche l'obiettivo che si prefigge l'associazione Sinapsi attraverso Giusi Chiaradia, che è quello di promuovere il territorio e soprattutto puntare sul il turismo scolastico.
Giusy Radia, fase importante di questo progetto, tutti i soggetti istituzionali presenti, ora non si aspetta altro e quanto crede di vedere rivivere e riqualificata la Fontana di Basso? Io credo che ci siano tutti i presupposti, perché la terza fase, altresì progettuale come le altre, ha visto l'adesione, la passione non solo dei soggetti istituzionali ma anche di chi col progetto poteva non centrare se non nel momento in cui ha aderito e l'ha amato, come i tecnici e gli artisti che si sono messi a disposizione, hanno messo a disposizione le loro professionalità. Io credo che la possibilità di rivedere questo monumento, e mi auguro tanti altri, perché il tutto è mutuabile sia in questo comune che in altri, anzi abbiamo già avuto molte richieste da parte dei comuni coinvolti e che l'hanno appreso anche dai media, la richiesta di poter fare un percorso analogo, quindi di avere a disposizione per vedere rivivere dei monumenti magari in uno stato di disattenzione, oserei dire, di poter usufruire di professionalità e di tecniche innovative e soprattutto con l'area globale, diciamo così, perché così è stato. Crederci vuol dire fare quello che si è fatto oggi, veramente qualcuno diceva un'attenzione record da parte dei ragazzi, e tutto è migliorabile, e ci auguriamo che con questa alleanza istituzioni, scuole, associazioni riusciamo a far rivivere non solo i monumenti ma le nostre comunità in tutte le loro sfaccettature, affinché si parta dal turismo scolastico anche locale per un discorso identitario, per accentuarlo e per permettere anche una ricaduta sul territorio, proponendo l'incoming dalle regioni limitrofe.